puntata di Antonio Zappi, col quale parleremo, no, di come in qualche modo gli anziani rappresentano una risorsa. Siamo sempre in attesa di andare da Bergia, se ci riusciamo, per capire anche lì quell'esperienza. Intanto con lei, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Seniores d'Azienda, ecco, io vorrei capire da lei come funziona la vostra attività. Beh, la nostra attività funziona in questo modo. La nostra associazione, molto brevemente, non nasce oggi, è nata nel 1949. Auguri. Ecco, quindi, ed è ancora presente, il che vuol dire quindi che qualcosa ha Funziona, realizzato. funziona. Oggetto sociale, la tutela dell'anziano, nel senso di essere vicino ai problemi dell'anziano, ma avendo colto nel tempo che lo scenario operativo è cambiato, cioè da Completamente. soli non si va più avanti. Quindi l'anziano che in qualche modo Si aiuta pone a servizio l'anziano. sempre Ed più è da. per questo una risorsa. Esatto, non solo si pone a servizio degli altri anziani, ma si pone a servizio della comunità nel suo complesso, soprattutto in un rapporto come quello attuale, intergenerazionale. Vedo qui tanti giovani, noi stiamo sviluppando il concetto del porci in rapporto con questo mondo che non deve essere un mondo in contrapposizione, ma in collaborazione per fare delle cose insieme sotto questo Quello che vogliamo profilo. fare noi, Benissimo. Zappi. Oh, esatto, è quello per cui voi lo volete fare, noi lo vogliamo fare, basta E incontrarsi e perciò parlare stiamo insieme. insieme.